Da quando ci è venuto in mente che la Terra potrebbe non essere l'unico posto in cui si nutre la vita, abbiamo inseguito all'impazzata le prove della vita extraterrestre. Il risultato di questa disperazione è, ti chiedi, creazione di apparecchiature di fascia alta come Mars Perseverance Rover, Hubble Space Telescope e, naturalmente, la star dello spettacolo, James Webb Space Telescope o Ilunga WST. Sin dal suo lancio, Ilunga WST è stato costantemente in missione per esplorare lo spazio esterno a sinistra e a destra e perseguire qualsiasi prova che suggerisca l'esistenza della vita oltre la Terra. Dalla caccia alle firme biologiche all'individuazione dell'ammasso di galassie più distante mai visto, Ilunga WST scopre costantemente qualcosa di nuovo. Nel suo primo, il telescopio Webb ha recentemente scoperto che i mondi alieni rocciosi probabilmente possiedono grandi quantità di acqua ancor prima che si formino. Ora, lascia che ti dica perché questo è un grosso problema e cosa significa questo per la continua caccia alla vita extraterrestre. Benvenuto in Scienza Mania. È tempo di esplorare. Poiché tutti sappiamo che l'acqua è una fonte essenziale per ospitare la vita sulla Terra, gli scienziati applicano una logica simile per trovare la vita nell'universo. Ciò ha innescato la ricerca di esopianeti che ricadono sotto la zona abitabile e contengono una certa quantità di acqua. Tuttavia, molti scienziati continuano a discutere su come l'acqua debba aver raggiunto la superficie terrestre. Secondo ricerche precedenti, la Terra neonata ha ricevuto molta della sua acqua dagli asteroidi portatori d'acqua, che hanno bombardato la superficie del nostro pianeta durante la sua formazione. Ora, gli scienziati hanno scoperto un elemento di prova, suggerendo che l'acqua deve essere uno dei componenti disponibili al momento della nascita, che si uniscono per formare un pianeta roccioso. Recentemente, i ricercatori si sono concentrati su una giovane stella, PDS 70, che si trova a circa 370 anni luce dalla Terra e dista solo circa 5.4 milioni di anni. Se lo confrontiamo con l'età del nostro Sole, a circa 4.6 miliardi di anni. Utilizzando lo strumento nel medio infrarosso di Ilunga WST, gli scienziati hanno scoperto l'acqua sotto forma di vapore caldo a circa 625 gradi F, vicino al centro del disco di gas e polvere che forma il pianeta, che circonda la stella, PDS 70. L'autrice principale e astrofisica dello studio, Giulia Perotti, ha dichiarato: "Il nostro risultato mostra che l'acqua è presente nel disco interno di questo sistema iconico in cui potrebbero riunirsi pianeti simili alla Terra. Questa scoperta è un grosso problema perché, nel nostro sistema solare, questa zona centrale si trova dove si sono formati numerosi pianeti rocciosi, inclusa la Terra. Osservandolo, possiamo risalire a come si sono formati i pianeti del nostro sistema solare e qual era la loro composizione chimica prima che si formassero completamente", dice Perotti. Le nuove scoperte suggeriscono che qualsiasi pianeta roccioso che si forma nella zona centrale di PDS 70 sarebbe costituito da una notevole quantità di acqua e alla fine si adatterebbe all'abitabilità in seguito. Ora, se ti chiedi come deve essere finita l'acqua nel PDS 70, ci sono due possibilità dichiarate dai ricercatori. Una spiegazione suggerisce che l'acqua presente in PDS 70 deve provenire da una nebulosa ricca di acqua che ha formato la stella. Un'altra possibilità è che i bordi esterni del PDS 70 debbano essere penetrati da ossigeno e idrogeno gassoso che successivamente devono essersi combinati per formare vapore acqueo. Se pensi che questo sia un caso unico in cui Ilunga WST ha accennato alla vita extraterrestre, allora ti sbagli di grosso. Lasciate che vi guidi attraverso uno dei recenti affascinanti incidenti. Gli astronomi che utilizzano il telescopio spaziale James Webb hanno scoperto prove di molecole organiche complesse, simili a fumo o smog, in una galassia lontana. Questo è il più antico esempio conosciuto di molecole organiche complesse nell'universo trovato dagli esseri umani. E quello che ha fatto è che ha spinto indietro il vecchio record per rilevamenti come questo, di circa un miliardo di anni in più. Non so voi,
ma per me è affascinante e allo stesso tempo terrificante che queste scoperte ai confini dell'universo stiano cambiando le fondamenta della nostra cosmologia. Questa è una grande scoperta, ed ecco cosa cambia. Ok, per prima cosa, queste sostanze chimiche sono state rilevate all'interno di una galassia primordiale, che si è formata quando l'universo aveva circa il 10% della sua età attuale. Le molecole a base di carbonio, tecnicamente note come idrocarburi policiclici aromatici, si trovano nei depositi di petrolio e carbone sulla Terra, oltre che nello smog. Ma qual è il significato di questa scoperta? Justin Spiker, l'astronomo capo dello studio, rende molto chiaro che le molecole che abbiamo trovato non sono cose semplici come l'acqua o l'anidride carbonica. Stiamo parlando di molecole grandi e flosce con dozzine o centinaia di atomi al loro interno. Non è straordinario che l'universo possa creare molecole molto grandi e complesse molto rapidamente dopo il Big Bang, quando i nostri modelli suggeriscono che non avrebbero potuto farlo? Data l'estrema distanza della galassia, la luce rilevata dagli astronomi ha iniziato il suo viaggio meno di 1,5 miliardi di anni dopo il Big Bang. L'universo ha attualmente circa 13,8 miliardi di anni. Stiamo osservando l'inizio della formazione dell'universo come lo vediamo oggi. Ma ecco il trucco. È grazie a Webb che siamo stati in grado di rilevare queste complesse molecole organiche, spingendo indietro il vecchio record per rilevamenti come questo di circa un miliardo di anni in più. Immagina se potessimo guardare più indietro nel tempo, è possibile che troviamo più di queste molecole, e anche quella, estremamente vicino al Big Bang. Dove finisce la nostra scienza, il nostro modello cosmologico? Ora ecco il punto. Gli sforzi precedenti per rilevare molecole organiche complesse in antiche galassie potevano solo dire se le sostanze chimiche fossero presenti o meno. Con la risoluzione di Webb, ora possiamo vedere i dettagli reali di dove si trovano le molecole all'interno di una galassia. In questa galassia primordiale, chiamata SPT041847, la presenza di queste molecole non è uniforme, e la ragione di ciò resta da spiegare. Inoltre, questa scoperta dimostra che è possibile che le galassie si formino nell'universo primordiale dove si pensava stesse accadendo molto. Ciò che è affascinante, tuttavia, è che la galassia era già altrettanto massiccia e le sue stelle hanno formato tanto carbonio e ossigeno quanto la nostra Via Lattea, anche se ha solo un decimo dell'età della nostra galassia. Mentre l'umanità si avventura nell'ignoto, armata di conoscenza e sete di comprensione, siamo umiliati dalla grandezza e dalla complessità del cosmo. E ad ogni svolta, ci avviciniamo sempre di più alla decifrazione dei segreti che giacciono nascosti tra le stelle. Con il modo in cui si esibisce Webb, è solo una questione di tempo prima che l'universo risplenda sotto una nuova luce. Che cosa ne pensate? Faccelo sapere inserendo i tuoi commenti e non dimenticare di iscriverti a Scienza Mania, perché insieme esploreremo.